che vedremo oggi in questo webinar sono due nuove suite di tool rilasciate da Alteryx, Intelligence Suite, una dedicata al text mining, quindi andare a ricavare informazioni dai testi, fare sentiment analysis e ad esempio capire che cosa pensano di noi, dei nostri prodotti, i nostri clienti. E poi andremo a vedere anche invece come sfruttare le funzionalità di lettura di dati di PDF e di immagini, quindi dati proprio semi-strutturati o addirittura non strutturati del tutto, e andare a fare delle analisi predittive assistite. Assistite nel senso che ci sarà un menu a nostra disposizione che ci darà degli hint, degli aiuti per capire effettivamente che dati abbiamo di sotto e com'è, diciamo, meglio utilizzarli, di modo che se anche non siamo dei mostri di statistica, non abbiamo un master, una laurea in statistica, ma comunque abbiamo un minimo di conoscenze, possiamo svolgere delle analisi predittive. Vi farò vedere due flussi già costruiti, ve li spiegherò, step by step. Partiamo prima con i tool del text mining. Abbiamo in questo caso una base di dato in cui abbiamo alcune informazioni su i prodotti, il customer che ha rilasciato, diciamo, questa review. Il titolo della review, quello che ha scritto e poi tutta una serie di informazioni che arrivano, diciamo, dalla review stessa. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di andare a utilizzare questi tool di text mining, tra cui possiamo vedere la sentiment analysis, pre-processing, che ci permette di andare a fare dei tipici lavori di pulizia, quale ad esempio andare a cercare la root delle varie parole, di modo che ad esempio pesante, appesantito, pesantezza vengano tutti riconosciuti come una singola parola perché hanno, diciamo, come radice lo stesso elemento, più tutta una serie di fasi di pulizia per togliere gli articoli, le congiunzioni che tipicamente vanno, diciamo, ad appesantire, non danno, diciamo, nessuna informazione relativa al sentiment e poi andremo a vedere anche come costruire una work cloud direttamente con i tool di Alteryx. Quindi vedete qui partiamo con questo data cleaning che ci permette di eseguire in modo automatico tutta una serie di pulizia dei dati. Abbiamo selezionato tutte le nostre colonne, gli abbiamo detto se ci sono dei null rimpiazzali con dei vuoti. Se si tratta di campi numerici, rimpiazzali invece con degli zeri e vai a tirare via tutti gli spazi di troppo che possono esserci a sinistra o destra. Questo fatto già automaticamente su tutte le colonne. Dopodiché viene utilizzato questo tool che si chiama Sentiment Analysis, in quale possiamo scegliere una lingua, possiamo scegliere l'algoritmo, che in realtà è soltanto uno. Per il momento possiamo andare a scegliere qual è la colonna su cui vogliamo andare a fare il nostro sentiment e possiamo anche andare, diciamo, un po' a pesare in qualche modo il sentiment che stiamo andando a vedere. Il risultato di questi tool saranno, vedete, queste colonne con sentiment negativo, sentiment neutro, sentiment positivo e una media praticamente dei tre, che sfocia, diciamo, in un campo invece di tipo descrittivo, quindi diciamo un'etichetta di testo che ci dice se globalmente è stato positivo, negativo oppure neutro la review che è stata fatta. Dopodiché, beh, in questo caso vengono divisi i nostri dati per quelli che hanno sentiment negativo e quelli che invece hanno sentiment positivo. Viene fatto un'operazione di pre-processing sul contenuto della review. Anche qui possiamo scegliere ovviamente la lingua.
Possiamo scegliere appunto la lemmatizzazione, che era quello che vi dicevo prima, andare a cercare la radice di parole differenti che però si riconducono tutti alla stessa parola. Possiamo decidere di tirar via i digiti, i numeri, tirar via la punteggiatura, le stop word. E in questo menu stop word sono già considerate delle parole, diciamo, frequentemente utilizzate come stop word. Stop word sono le parole che noi vogliamo andare a cancellare, ma volendo possiamo anche inserire una serie di parole nostre customizzate che vogliamo cancellare in aggiunta alle stop word che sono già presenti all'interno del tool stesso. Quindi in questo caso vogliamo fare in modo che nella nostra Word Cloud non vengano incluse queste parole e quindi possiamo andare a toglierle. Stessa identica cosa viene fatta anche per l'altro filone, quello invece dei sentiment positivi, per cui se ad esempio inizialmente il nostro review content aveva dentro anche parole, diciamo, non interessanti, nel risultato finale vengono tutte completamente rimosse, di modo che nella nostra Word Cloud vediamo effettivamente solo le parole che hanno, diciamo, importanza. Dopodiché abbiamo quest'altro tool che si chiama Word Cloud e ci permette di generare la nostra nuvola di parole. Possiamo scegliere qual è la colonna su cui vogliamo eseguire questo grafico. Ovviamente prendiamo il contenuto della review che è stato processato dalla pulizia e poi subito dopo è stato messo un output di cui andiamo a vedere il risultato. Questo è il render 232. Che ci crea questa Word Cloud di parole tutte positive legate ai nostri prodotti. Stessa cosa, ma con delle configurazioni leggermente diverse. Se non vogliamo lasciare la configurazione default fatta da Alteryx, possiamo scegliere ovviamente un colore di background per la nostra Word Cloud. Abbiamo già dei temi per i colori, che vanno sempre da colori più scuri a colori più chiari, e possiamo eventualmente decidere un numero massimo di parole da inserire per evitare di fare delle Word Cloud che abbiano delle dimensioni eccessive. E possiamo scegliere anche la lunghezza e la larghezza. Quindi diciamo un tool che ci permette di creare automaticamente degli output in formato Alteryx con questa Word Cloud. Il tool che vediamo invece subito sotto, questo Topic Modeling, ci permette praticamente di andare, diciamo, in qualche modo a capire di che cosa si sta parlando all'interno di questi messaggi. Qui è stato scelto di fare un interactive chart che adesso andremo a vedere come output finale. Aspettate che ve lo metto bello grosso, ok. E il risultato di questa analisi del topic modeling ci fa vedere la frequenza generale delle parole che abbiamo e la frequenza stimata all'interno del topic. Quindi una sorta di analisi di clustering fatta però diciamo direttamente sulle parole, con anche ovviamente tutte le informazioni di come sono state calcolate. Aiuto, cosa ho fatto? Di come sono state calcolate questi valori che andiamo effettivamente a vedere. Io non riesco a far apparire la chat, ho visto che qualcuno ha scritto, ma
magari alle domande scrivetele pure nella chat, poi a fine, alla fine sgancio la condivisione dello schermo così riesco a rivedere la chat e vedere cosa mi avete scritto e pian piano rispondiamo a tutte le domande perché non mi apre proprio il pannello. Ok, quindi questo primo esempio era, diciamo, basato tutto sul sentiment analysis e ricerca di quello che gli utenti o i clienti o qualsiasi altra informazione descrittiva testuale abbiamo, dicono sul nostro conto, sul conto dei nostri prodotti e use case, diciamo, di questo genere. Il secondo esempio che andiamo invece a vedere è un pochettino diverso. Qui partiamo da dei dati storici che riguardano le nostre fatture, con tutti i dati descrittivi e anche tutti i dati numerici. E poi abbiamo questa colonna, invoice issue, che ci fa capire se ci sono stati o meno dei problemi con quella fattura. Il nostro obiettivo in questo caso sarà quello di sfruttare in modo combinato sia i tool del text mining sia quello del machine learning per andare ad aprire tutta una serie di fatture che arrivano in formato PDF, sono ovviamente tutte uguali nella struttura, e andare a leggere direttamente queste informazioni, direttamente dal PDF. Poi fare un po' di data preparation. In questo modo avremo un dato passato che ci servirà per fare il training del modello e un dato presente che invece ci servirà per andare a fare la nostra predizione vera e propria. E questi tool color verde petrolio, blu petrolio che abbiamo sono proprio i tool la modellazione assistita. Quindi adesso voi questi qua li vedete già tutti inseriti. Vi farò vedere come comandando semplicemente questo tool dell'assisted modeling, noi sceglieremo delle opzioni e tutti questi tool ci verranno inseriti automaticamente. Dopodiché avremo la prediction vera e propria. Partiamo prima di tutto dall'input in PDF. Abbiamo un tool che si chiama PDF Image Template, ed è questo che vediamo qua sotto. Ci permette di andare ad aprire un file PDF che verrà usato praticamente come template per tutti gli altri e all'interno di questa stessa finestra andare proprio a evidenziare degli elementi e dargli un nome di colonna che poi verrà riportato, diciamo, in dato tabellare. Quindi in questo caso abbiamo preso l'ID della company e l'abbiamo rinominato come supplier, il bill tool l'abbiamo rinominato come customer, il customer code, il numero della fattura e tutti i campi che vedete, diciamo, in rosso sono stati mappati in questo template manualmente. Questo diciamo che è stato scelto per evitare che all'interno di file PDF, magari un pochettino meno scarni rispetto a questo, andare a fare magari un OCR su tutto il testo disponibile, si rischiava poi di portare dentro anche delle informazioni sporche che non servivano comunque a niente. In questo modo si limita, diciamo, l'acquisizione delle sole informazioni che servono. E il tool che abbiamo appena sopra, questo PDF input, ci permette invece di andare semplicemente a scegliere qual è la cartella che contiene tutti i PDF che vogliamo aprire, che in questo caso sono tutte queste invoice che abbiamo dentro la cartella Invoice to Score. Il tool in cui avviene questo processo da immagine o PDF a testo si chiama Image to Text e ha un connettore D che sta per data, un connettore T che sta per template, quindi noi andremo a connettere il path dei nostri PDF alla D di data, il template alla T di template e
E poi possiamo scegliere se si tratta di un PDF o di una immagine e in quale lingua è scritto il PDF o l'immagine che stiamo andando ad aprire. In questo caso lasciamo assolutamente inglese e vedete il risultato sarà una trasposizione tabellare una sotto l'altra, come se in batch prendesse una fattura alla volta e andasse a creare tutte le colonne. Quindi tutti quegli elementi rossi che abbiamo visto prima nel template corrispondono ad una di queste colonne. Subito dopo abbiamo di nuovo un data cleansing settato su tutte le colonne, in cui gli diciamo di andare a rimuovere spazi di troppo che potrebbero essere usciti a sinistra, a destra, andare a togliere tab, degli a capo, e quindi fare una pulizia massiva e veloce di tutto il nostro dato. E quest'altro tool che abbiamo invece qui accanto si chiama Autofield ed è un tool che partendo da delle colonne di testo che dovremo semplicemente selezionare è in grado di andare a scegliere il miglior data type per questa colonna. Quindi andrà proprio a leggere i dati che ci trova dentro e ad esempio se vado a vedere il log di esecuzione vedo che il foreign country è stato cambiato in double, quindi il numero con la virgola. Il path è stato cambiato in una stringa con 60 di dimensione. Quindi, diciamo, anziché perdere tempo, tra virgolette, a farlo io, abbiamo questo tool che lo fa automaticamente per noi andando a leggere i dati che ci sono dentro. Poi abbiamo un filtro che tira via eventuali righe di dato che avessero un invoice number vuota. Dovesse essere andato storto qualcosa nella lettura, diciamo, questo è più un filtro preventivo che altro. E poi questa select con cui di fatto andiamo a selezionare solo le colonne che ci servono, quindi deselezioniamo tutti gli elementi che non servono. Stessa cosa per il filone sopra. Una volta aperto il nostro input con i dati storici, andiamo a deselezionare quelle colonne che sappiamo non servirci. E partiamo adesso con invece il filone dell'assisted modeling. Qui sopra ovviamente ce l'abbiamo già tutto configurato. Io adesso vi farò vedere step by step come funziona in quest'altro tool che ho già preparato. Possiamo prima di tutto decidere se vogliamo lavorare in modalità assistita oppure in modalità esperta. Quindi se siamo già degli esperti non è che dobbiamo per forza fare quello che il tool ci dice. Io adesso partirò con la modellazione assistita. Ok, il tool mi dice che ci sono quattro step. Il primo in cui andare a scegliere il mio target, quindi qual è la variabile che voglio andare di fatto a prevedere. Poi selezione dei vari data type. Eventuali operazioni di pulizia dei dati, se dovessero esserci dei valori nulli, se dovessero esserci dei valori che non sono coerenti, che sono troppo costanti, vedrete come per ogni colonna il tool ci darà proprio dei veri e propri suggerimenti. Poi potremo scegliere quali sono effettivamente gli elementi che vogliamo utilizzare e alla fine andremo a scegliere uno degli algoritmi presenti. Quindi clicco su Start Building. La mia variabile che io voglio andare a predire è l'invoice issue, quindi voglio sapere se per queste nuove fatture andrò incontro a dei problemi oppure no, quindi se posso stare tranquillo devo preoccuparmi. E dato che si tratta di fatto di un valore binario sì o no, mi permette di andare a scegliere una classification. Se il campo fosse stato veramente in formato binario, quindi booleano, vero e falso, avrei potuto scegliere eventualmente anche una regressione, in questo caso è una stringa di testo, quindi mi dà solo la classification. Qua mi avvisa che una volta che l'ho scelto non si può più tornare indietro. E adesso, vedete, avrò un riepilogo di tutte quelle che sono le mie colonne, con anche un dettaglio dei valori che ci sono dentro e anche un glossary per leggere le informazioni. Vabbè, ad esempio, per la prima colonna del Customer Code mi dice che è numerico e mi dice che probabilmente è meglio se vado a verificare il mio data type. Perché è vero che questo campo è numerico, però non è numerico nel senso che io ci vado a fare delle operazioni matematiche.
Quindi lui, dalla lunghezza del campo, che praticamente è sempre lo stesso, si è accorto che potrebbe essere in realtà un ID e mi dice che probabilmente è meglio lasciarlo numerico e non come ID. Quindi io faccio quello che mi dice lui. Invoice number mi dice che viene, se lo lascio come ID verrà buttato via. Effettivamente il numero della fattura non è che mi dà nessuna informazione per l'analisi predittiva che voglio fare. Stessa cosa vale per il reference code. Le altre colonne dove diciamo non c'è un messaggio scritto accanto vuol dire che tutto sommato non presentano dei grossi problemi. Possiamo sempre scegliere se si tratta di un ID o se si tratta di un numero e lui ci dice tra i due qual è la recommended. Se adesso vado a prendere un campo possibilmente numerico, tipo il total. Abbiamo una preview di quelli che sono tutti i valori che ci sono dentro e mi dice anche, abbiamo questo riepilogo che mi fa capire, la probabilità del dato a seconda che io lo uso come ID o come numerico. Quindi possiamo anche utilizzare, questo campo. E di fatto vale la regola che è meglio utilizzare la tipologia per la quale ho una probabilità maggiore, quindi dove riuscirebbe meglio la previsione che io sto andando a fare. Andiamo su Next. In questo caso mi dice per sole tre colonne che sono la customer, il supplier country e l'item description che ci sono il 3,3% di valori missing, quindi sono nulli, non ci sono, c'è scritto niente dentro, 2,5% per il supplier country, 2,3% per l'item description. Possiamo decidere di fare un drop della feature, quindi decidere di toglierla totalmente. E nel caso del customer sicuramente non lo faccio, perché se un customer mi ha già dato dei problemi in passato, è probabile che me ne dia ovviamente anche in futuro. Quindi piuttosto possiamo decidere se rimpiazzare con una costante o con la moda, che sarebbe il valore che si ripete più di frequente. Il supplier country, anche in questo caso potrei dire lo tolgo, magari il fatto che non è che tutti gli italiani non pagano mai le fatture, cioè non è che si può stare ai luoghi comuni, quindi volendo potrei anche decidere di droppare la feature e la stessa cosa vale per l'item description. Quindi lui ovviamente quasi mai ti raccomanderà di cancellare quel valore e ti dice praticamente per la maggior parte delle volte che conviene rimpiazzarlo con una costante. E sotto abbiamo sempre il solito riepilogo che ci fa capire quali sono i valori. Clicco su Next e passiamo al quarto step. In questo step dobbiamo decidere quali variabili indipendenti vogliamo utilizzare per fare la predizione della nostra variabile dipendente, che è l'invoice issue, sì oppure no. Per ognuna delle nostre colonne ci dice immediatamente qual è l'associazione della colonna rispetto alla nostra variabile dipendente. Quindi mi dice ad esempio che questa colonna tax in realtà ha un codice di Gini particolarmente basso, motivo per cui non ha una grande associazione con quello che io voglio andare a predire. Quindi molto probabilmente mi conviene toglierlo per evitare ad avere delle predizioni che si discostino troppo dalla realtà. Per il customer e l'exchange rate mi dice che sono poco associate. Però diciamo non così tanto come il tax che è proprio pochissimo, quindi secondo lui dobbiamo comunque tenerlo anche se l'associazione non è alta, tutte le altre invece ci dice che sono delle buone variabili predittive. Ci mette a disposizione questi indici che ci permettono di capire l'association analysis che ci sta al di sotto.
E quindi possiamo decidere quali colonne andare a togliere e quali invece no. Dopodiché passiamo all'ultimo step in cui possiamo scegliere quali tipologia di algoritmi vogliamo utilizzare. Possiamo sceglierne più di uno, possiamo sceglierne anche soltanto uno. In questo caso li lasceremo selezionati tutti quanti, logistic regression, decision tree, random forest. Per ognuno ci dice anche un po' qual è il pro e il contro nell'andare ad utilizzarli. Ovvio che se uno fino a ieri non sapeva neanche che cos'è la statistica, diciamo che utilizzare questi tool magari non è che ti dà quel grosso risultato, diciamo che un minimo di base si deve avere. Però grazie a tutte queste descrizioni possiamo andare a capire che cosa effettivamente fanno questi modelli, per che cosa si prestano particolarmente bene, per che cosa invece possono avere, diciamo, delle distorsioni. E sotto ci mette anche tutta una serie di use cases che vengono spesso utilizzati con le regressioni logistiche, con l'albero decisionale e anche con il random forest. Quindi magari se noi stiamo facendo una churn analysis saremo più propensi a scegliere il decision tree. In questo caso li lascio praticamente tutti. E gli chiedo di eseguire gli algoritmi. Questi algoritmi che ci sono al di sotto sono sviluppati tutti con Python. Quindi quando io adesso selezionerò Run Algorithm, lui andrà a crearmi questa finestra di comparazione con i tre modelli che io ho scelto. Me li elenca in ordine di accuratezza, quello più accurato sarà quello che mi dà la predizione migliore, mi dà anche questo grafico di comparazione, abbiamo un glossary che mi fa capire che cosa vogliono dire tutte queste voci che vediamo, l'accuratezza, l'accuratezza bilanciata. Poi abbiamo anche una vera e propria overview per ognuno dei nostri modelli. Quindi questa pagina può essere navigata e decidere quale modello andare a creare. Abbiamo visto che il Random Forest è diciamo quello più accurato, lo seleziono e gli dico Add Models e Continue to Workflow. Adesso Alteryx prenderà tutti questi altri tool che stanno sotto la tab del machine learning e li metterà uno dopo l'altro, tutti già completamente settati con i settaggi che noi abbiamo fatto praticamente tramite menu a tendina. Se avessimo scelto la modalità expert all'inizio di questo tool, dell'assisted modeling, avremmo dovuto fare tutti questi step, diciamo, da soli. Quindi uno dice: se io sono già studiato in materia, prendo e me lo faccio direttamente. Se invece voglio farmi assistere, ho anche questa operazione. Questa trafila di tool che sono stati aggiunti da Alteryx finisce con un predict value, che sarà il tool in cui viene fatta la vera e propria predizione. Non abbiamo bisogno di nessuna configurazione, dobbiamo solo prendere i nostri dati reali, quelli che abbiamo acquisito dal PDF e abbiamo pulito, e attaccarli al connettore D che sta per data. E il risultato finale che avremo saranno due colonne con la percentuale che la fattura non abbia problemi, la percentuale che invece ce l'abbia, sommate ovviamente fanno 100. E ad esempio, se andiamo ad ordinare i nostri dati, anzi facciamolo per lo yes, che è più indicativo, nella peggiore delle ipotesi abbiamo un 6% di probabilità che ci siano problemi di varia natura, diciamo, con queste fatture. Quindi quello che viene poi fatto dopo è un calcolino in cui gli diciamo che
Se la percentuale che ci siano dei problemi è maggiore del 20%, allora mi scrivi yes, altrimenti no. E andiamo a creare noi un campo numerico, un campo diciamo descrittivo, e abbiamo il nostro output che potrà essere ovviamente aggiunto a questa historic data, di modo che le prossime predizioni siano sempre più accurate. E poi, avendo creato un output, possiamo eventualmente utilizzarlo all'interno di altri tool, quindi nel nostro tool di data visualization preferito, possiamo riscrivere il dato sul database, possiamo di fatto prendere il risultato di questa analisi e generare qualsiasi output, diciamo, abbiamo la necessità di fare direttamente anche un report all'interno di Alteryx. Ok, e questi diciamo erano i due use case, i due flow che abbiamo preparato per questo webinar. Direi che possiamo magari passare alla sessione di domande. Questi tool sono inclusi nella versione di Alteryx acquistata o direttamente nella nuova? Allora, sono dei tool disponibili dalla versione di Alteryx 2020.2 e vengono però, qui magari mi assistano i miei colleghi della parte sales, sono venduti con una licenza a parte. Quindi serve una licenza aggiuntiva per avere l'aggiunta di queste due tab e tutti i tool che vengono, diciamo, contenuti all'interno. Ok, mi confermano che ho detto giusto. Come valuteresti Alteryx rispetto a RapidMiner? Se no, è una domanda cattiva perché devo per forza rispondere che Alteryx è meglio. No, diciamo che Alteryx si sovrappone effettivamente a tanti altri tool, RapidMiner, ma anche con tutti i tool che ha, anche a strumenti come SAS, SPSS. Diciamo che secondo me quello che veramente lo rende il coltellino svizzero che tutti vorremmo avere in tasca è proprio la facilità di utilizzo. Avere questi flussi con questi tool sono veramente molto intuitivi, non c'è niente da capire su come funzionano, quindi è veramente alla portata di tutti. Quasi tutti gli altri tool, lo stesso CNAIM da aggiungere nella lista, io stessa che so utilizzare questi tool, so come funzionano, li trovo molto 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 ingessati. Alteryx veramente ti rende molto ma molto più veloce il lavoro. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo anche diciamo decretare concluso il webinar. Vi ringrazio di aver partecipato e spero che sia stato interessante vedere questi nuovi tool.